Ah, grazie innanzitutto di questo invito. Vorrei cominciare col dire che questo libro, secondo me, è uno dei due libri più importanti che sono usciti in questi ultimi 2 o 3 anni in merito alla cultura politica della sinistra, in particolare il Partito Democratico, e si contrappone anche abbastanza esplicitamente nel testo a quello, all'autore che più si è sforzato e anche all'unico altro autore che ha fornito dei contributi degni di questo nome, cioè Michele Salvati. E giustamente spesso Biasco, soprattutto nei primi capitoli, lo prende come punto di riferimento di un'interpretazione, una sorta di vulgata, che ha dominato e ha in realtà informato di sé i primi passi del Partito Democratico, ma anche le evoluzioni precedenti degli anni, soprattutto del Democratico di Sinistra, meno del Partito Democratico della Sinistra, meno di quel periodo. E cioè l'impostazione che è molto chiaramente Salvati ha sostenuto, vale a dire quella di un Partito Democratico che deve recepire in toto tutti i contributi del liberalismo, sia sul piano economico che sul piano politico. E Salvati l'ha fatto anche ricorrendo in realtà, e qui vorrei difenderlo un po' su certi aspetti, anche se vogliamo per controbilanciare una storia, cioè di una storia che ne è stata priva in larga parte e per lunghissimo tempo di ogni elemento di cultura politica liberale, e quindi questa era un'operazione di recupero, e in tutte le operazioni di recupero c'è sempre uno sbandamento verso l'eccesso. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che c'è certamente comunque nel tronco della tradizione liberale delle posizioni che non sono quello che io ritengo il scimmiottamento o la perversione del liberalismo sottospecie del neoconservatorismo americano, che è questo che ci è stato venduto come liberalismo. E soprattutto in Italia c'è una grande tradizione, estremamente minoritaria, ma che non a caso ricordo per esempio nei primi momenti di trasformazione, nel momento addirittura ancora di passaggio da PC e PDS, venne rivalutata dagli stessi dirigenti del moribondo PC all'epoca, vale a dire la tradizione del liberalismo socialista, la tradizione democratica in senso diciamo proprio, e quindi autori ovviamente come Fratelli Rosselli, autori dimenticati, autori marginali, tutto sommato, Salvemini, Ernesto Rossi, Spinelli, se vogliamo parlare d'Europa ovviamente, cioè una serie di punti di riferimento che fuoriescono dalle grandi teorizzazioni e che sono calati in realtà anche in una realtà italiana per fornire delle risposte alle storture della costruzione del nostro Stato e della nostra nazione, e quindi anche delle risposte originali tutto sommato. Allora il recupero di quella tradizione che viene fatto da Salvati è certamente meritorio. Ma ripeto, in tutto questo c'è anche una specie di tentativo di sfondare tutte le barriere e quindi di andare un po' al di là. E trovo che il merito di questo libro, che soprattutto nelle prime parti, quelle in cui sono più in sintonia, quelle sulla riflessione diciamo relativa ai riferimenti ideologici, alla cultura politica, offre invece una solida, argomentata, strutturata visione alternativa. In parte condivido, in parte no, ma insomma è certamente l'unico altro prodotto culturale che possa essere messo in contrapposizione allo stesso livello di qualità e di dignità teorica rispetto all'impostazione fornita da Salvati. Non entro su Alesine e Giavazzi, che fanno gli economisti, lasciamoli fare pienamente il loro lavoro quando entrano sul livello politico. Niente. Quindi trovo che qui ci sia un'argomentazione forte che smantella alcuni passaggi che mi trovano anche consenzienti, per esempio il quadrinomio
del merito, della concorrenza, della conquista individuale, giustamente viene smantellato nella sua sovrastruttura, nel senso che ci sono ovviamente dei dati di privilegio di partenza, dati di privilegio che dipendono dal contesto, dalla nascita, eccetera. E su questo, anche se spesso Blair diventa un po' una specie di figurina su cui lanciare le freccette, tutto sommato vanno riconosciuti alcuni aspetti, che se andiamo a vedere proprio le policy concrete attuate dal Labour Party nel periodo bleriano e continuato ovviamente a Gordon Brown, si vede come uno dei punti fondamentali della politica laburista era quello di eliminare il privilegio. Io mi ricordo al congresso a cui ho assistito il Partito Laburista, anche l'enfasi, ma molto non solo da attore politico, da politico diciamo di professionista, ma anche credo di forte convinzione con cui Blair, l'atteggiamento con cui Blair si scagliava contro il privilegio, contro il fatto che i conservatori ovviamente erano i difensori del privilegio, e bisognava intaccare quindi questo aspetto come? Incominciando dall'istruzione, incominciando da quel famoso programma programma di grande successo che ha sottratto tanti bambini alla povertà, perché era quello il primo passaggio in cui uno viene escluso, quindi il processo di esclusione che nasce certamente non da incapacità personali, ma nasce da condizioni sociali. E quindi tutto sommato degli elementi, come dire, socialisti, nel senso quindi di guardare alla società, come giustamente ci richiama spesso Biasco nel libro, sono presenti anche nell'esperienza laburista. Non c'è solo quella, secondo me, quella furbesca e abile azione di spinning, di diffusione di informazioni che faceva di Blair una sorta di liberale nascosto. No, c'era anche una compressione di quali erano alcuni passaggi, alcuni snodi su cui intervenire per intaccare le ingiustizie di una società fondata appunto soltanto sugli elementi individuali. E questo è il punto forte. Se io dovessi individuare una dicotomia nell'analisi che fa Biasco, è proprio quella tra, diciamo per dirla con un termine, tra individuo e attore collettivo. Da un lato l'individuo e dall'altro l'attore collettivo, che sono chiaramente i due riferimenti, se andiamo all'osso, se andiamo proprio a spolpare i riferimenti ideologici, certamente, senza ombra di dubbio, alla base del pensiero liberale c'è l'individuo, e sopra l'individuo non ci deve essere nulla, perché alla fine, al fondo c'è quello, che ha consentito ovviamente lo sviluppo della libertà nella storia della civiltà occidentale. Ci fosse stato quello, non saremmo arrivati alla definizione delle libertà politiche. Contrapposta a questo c'è però ovviamente su un piano non politico, perché questo è il punto, su un piano non politico, perché su questo piano politico è difficile riuscire ad andare oltre l'acquisizione data dal pensiero liberale, che è quella che garantisce in realtà non solo che non ci sia un'entità collettiva che sovrasti, coarti i singoli, ma che non ci sia nemmeno un'autorità morale che imponga delle visioni al singolo. Quindi questa è una conquista che credo sia, come dire, non cancellabile, che non debba essere assolutamente messa in discussione in alcun modo. Dall'altra parte, quindi, invece l'elemento collettivo su cui insiste Biasco, a volte secondo me con un po' di mitologia, questa è l'unica critica che mi sento di fare, e a volte anche usando un termine che mi fa un po' rizzare i capelli in testa, il termine olistico, che appunto mi inquieta un po', un riferimento olistico, cioè quando si è in una visione olistica non c'è spazio per null'altro, si è incapsulati lì e dal di lì non puoi uscire. Quindi questo direi che è un termine forse un po' forte, che sarebbe
che a me dicevo, inquieta. Però c'è il riferimento collettivo, il riferimento della società. Ecco, questo è ovviamente un punto fondamentale se si vuole creare o rafforzare una cultura politica che non sia completamente soggetta, nel senso di assoggettata, al mainstream, alla grande corrente di carattere liberale. Quindi ovviamente va recuperato questo elemento. E questo è quello che manca, certamente nella riflessione che viene fatta e nella articolazione politica che viene data in quella parte della sinistra che si identifica nel ceppo del Partito Democratico. Però appunto c'è anche una, vuol dire, ritornando un po' indietro, cioè, va anche compreso perché, riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio, anche compreso perché c'è questo spostamento, questo spostamento sull'asse liberale, questa sottovalutazione invece del pedale della tradizione socialista. Perché appunto ce n'è sempre stato poco, ce n'è stato sempre pochissimo nella società italiana, tanto a destra quanto a sinistra, è stato pochissimo. Ma addirittura a sinistra c'era anche la negazione di questo, non è che dall'altra parte c'era semplicemente un rendere omaggio senza praticarlo. Invece a sinistra è stata la negazione di questo e quindi la necessità di recuperare tutti gli elementi positivi, tutti gli elementi fondamentali del liberalismo subspecie politica. Poi sono stati assunti anche gli elementi subspecie economica, che in realtà col liberalismo, come ci insegnava il vecchio Benedetto Croce o Luigi Einaudi, due cose molto diverse, il liberalismo economico e il liberalismo politico, come dire, sono gli ABC della storia del pensiero liberale, ma che in questa fase si sono interconnessi e confusi, totalmente interconnessi e confusi, come fosse la stessa cosa. Come se il grado di, virgolette, libertà economica e capitalistica che c'è in Cina dovesse trasportarsi automaticamente, come spesso è stato detto, nel sistema politico libero, liberale o democratico. Abbiamo sentito per molti anni ripetere la storiella che laddove c'è il mercato c'è anche ovviamente una società libera. Una cosa contraddetta dalla storia del Novecento, dalla storia attuale, eccetera. E, tuttavia, un po' l'ubriacatura dell'egemonia culturale del neoconservatorismo in tutto l'Occidente ci ha portato, ci ha indotto. Allora, la società. Ci sono alcune, in effetti, qui tra le cose. Alcune cose che volevo citare perché sono veramente molto, molto belle quando si parla appunto dell'esercizio dei diritti individuali di affermazione di se stessi, per cui si attribuisce all'esercizio di quei diritti l'esito di successo o insuccesso individuale nella società e la società in quanto tale scompare come elemento di determinazione dell'insuccesso, come appunto dicevamo prima, delle condizioni che rendono. Tanto che l'esclusione, citando Bauman, è vissuta come un'offesa sociale subita individualmente. Trovo che siano espressioni e interpretazioni molto, molto, molto puntuali, molto corrette. Come quando Biasco dice che quanto sia ingenuo pensare che la professione di liberalismo, il principio liberale nell'azione, non porti a far sentire larghi strati della popolazione di sinistra deprivati dai connotati identitari, soprattutto quelli associati ai temi della giustizia sociale. E questo è il punto. Questo è il punto su cui vorrei chiudere. Ho già bombardato Biasco con 6 domande e osservazioni, ma adesso, come dire, arrivo proprio con l'arma a fine di mondo. E vale a dire, ma ci sono ancora questi connotati identitari? Io ho l'impressione che appunto l'egemonia culturale neoconservatrice e la versione italiana che ne è stata data e quella
versione italiana recepita e poi fatta propria da parte della sinistra abbia già dissolto, liquefatto, per riprendere Bauman, liquefatto i contenuti identitari tradizionali della sinistra, che vedevano in elementi collettivi un valore e che vedevano nella, appena finito di citare adesso, nella giustizia sociale un altro valore. Il termine giustizia sociale, vorrei chiedere quanto l'avete sentito per l'ultima volta venire espresso da qualche leader politico. Questi che sono ovviamente, come dire, piloni, assi portanti di ogni formazione di sinistra, sono scomparsi. Quindi è già stato deprivato questo mondo della sua identità. E Salvati dice, beh, non è un problema, adesso gli forniamo questa nuova, tutta incentrata su una valorizzazione degli elementi più virtuosi della tradizione liberale. E questa è l'impostazione. Poi la tua impostazione dice no, questo è in realtà aggiungere un problema a problema, cioè aggravare ancora, ecco, rendere ancora, aggravare ancora lo stato della sinistra, renderla ancora più debole in quanto più distaccata, più slabbrata, più sfilacciata rispetto ai suoi tradizionali contenuti identitari e alle sue tradizionali riferimenti sociali. E quindi bisogna ritornare invece a parlare di temi collettivi, di beni pubblici, e credo che anche gli ultimi Nobel possano aiutarci a riprendere il discorso in questo senso. E quindi è quella la direzione di marcia che questo libro ci indica. Su questo chiudo. Ecco, su questo sarebbe interessante avere però qualche approfondimento per continuare a discutere su questo. In particolare su questi ultimi aspetti. Esiste ancora un'identità ed esistono ancora dei referenti sociali portatori di quell'identità, o quella si è già dissolta? E in un caso o nell'altro, su che cosa ancora puntare per ricostruire o rivitalizzare quell'identità e formare di nuovo quelli che in altri termini potremmo definire dei blocchi sociali? Si parlava prima a lungo sia del lavoro autonomo che del lavoro dipendente, ma dei blocchi sociali più articolati, che siano in sintonia con la difesa di valori collettivi e con la difesa di beni collettivi, nonché di giustizia sociale.